Se dobbiamo tirare un bilancio dell'attività dell'Ufficio di Vertenza della Cisbreanza del 2010, registriamo senz'altro un incremento dell'attività, un bilancio che potremmo definire positivo se non fosse che dietro alla richiesta di intervento ci stanno persone che hanno perso il posto di lavoro, come nel caso di fallimenti, o comunque persone che non si sono visti applicare immediatamente i loro diritti all'interno delle aziende in cui operano. Un aspetto che merita senz'altro attenzione riguarda l'incremento delle aziende che sono fallite. Le 58 del 2009 sono diventate 98 nel 2010 e i lavoratori coinvolti sono passati da 234 a 517. Questo significa, come dire, molti lavoratori in più rispetto all'anno prima che hanno perso il posto di lavoro. Recupero crediti, opposizione al licenziamento e riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato sono i tre filoni principali delle vertenze che sono state fatte. Nel bilancio dell'ufficio vertenze, se vogliamo concludere, c'è anche l'esigenza che assuma più convinzione all'interno delle persone la consapevolezza che anche quando si è in presenza di infortuni del lavoro si deve andare oltre ai risarcimenti e alle tutele garantite dall'INAIL. L'esperienza della vicenda appena conclusa legalmente del lavoratore Martin, morto circa 2 anni fa alla Sampla Belting di Agrate, dà visibilità a questo fattore. È sempre più importante che anche nel corso degli infortuni del lavoro si assuma questa consapevolezza e ci si rivolga agli uffici di vertenza, ci si rivolga al sindacato per verificare anche la sussistenza di rivendicazioni aggiuntive e tutele aggiuntive a quelle garantite per legge.